expansion. And it's a movie about the crisis that we are having in Europe, the big trouble we have in the companies, the big companies, in the big fashion companies. So it's a movie about bankruptcy of a big fashion brand. I hope you will like it. And I remember you that there is a prize here on the public, and I hope you will get outside and vote my film. Thank you very much. Mauro Giocapece qui al Teatro Imperial, al Festival dei Film di Montreal, in attesa di che il suo film venga programmato. E allora, vogliamo parlarne? Allora, siamo qui a presentare in prima mondiale S Fashion, che è un film che parla della crisi del mondo della moda in Italia. È un film molto intenso. Sono qui con la mia prima attrice Corinna Coroneo, che ha fatto un ottimo lavoro. Nel cast abbiamo anche Giacinto Palmarini, Andrea Dugoni, Paul Randall, Gabriele Silvestrini, Mara D'Alessandro e tanti altri. È un film molto molto sentito, una lavorazione difficilissima, e spero davvero che di avere un ottimo successo qui alla prima e soprattutto poi in Italia. Il mondo. In Italia. Ok, allora tanti auguri e all the best. Grazie Maria Angelina. Ed ecco l'attrice Corinna Coroneo, e vuoi parlarci del tuo ruolo? Sì, allora io sono Corinna Coroneo e sono attrice e co-sceneggiatrice del film Fashion. Il ruolo il ruolo principale del film, che è quello di una donna in crisi, CEO di un'azienda che vive la crisi italiana. E quindi è stato molto bello perché è un ruolo molto profondo, è un ruolo variegato ed è stato molto bello attraversare i diversi stati d'animo che questa protagonista dall'inizio alla fine del film... In una moda allo sfascio. Sì, esattamente, una moda allo sfascio, però la protagonista va incontro al suo destino con grande dignità ed eleganza. Tanti auguri. Grazie. Fuori da queste mura c'è una crisi senza precedenti. Le strade sono vuote, la disoccupazione è alle stelle. Il 70% degli italiani è pieno di debiti. Ma questo non è un problema solo italiano. L'intera economia mondiale è cambiata. L'Occidente è in crisi profonda. I nostri abiti, i migliori abiti del mondo, in un contesto così vendono poco. Thank you.